Comincia la caccia, la solita zolfa dello scaricabarile. È colpa del Comune di Salerno o colpa della Regione? Fatto sta che l'ennesima opera che doveva decongestionare il traffico cittadino e aveva la presunzione di migliorare i collegamenti con la Valle dell'Irno e verso il Napoletano, dal 1 aprile non sarà più operativo. Stiamo parlando della metropolitana di Salerno, che da novembre ha facilitato i collegamenti verso la città e ha aiutato a gestire il grosso flusso di turisti durante il periodo natalizio e, dai dati disponibili, viene quotidianamente utilizzata da 7.000 persone. Ora, di quest'opera importante, bisogna farne almeno, come tutti i sogni, di avere un miglioramento dei collegamenti pubblici, vero neo di questa regione, che pur di recuperare gli sprechi del passato, si sta tagliando la spesa anche nel settore dei trasporti pubblici, sempre più in crisi. Dimezzato quasi le corse su gomma, i collegamenti sono decenti solo da e verso Napoli, lasciando in enorme difficoltà coloro che devono muoversi per studio o per lavoro verso altri luoghi. Ai cittadini non interessa sapere di chi è la colpa, vuole solo che questo stato di cose possa prendere una direzione decisamente diversa da quella presa negli ultimi anni.